Massimo Mila, sempre molto penetrante e molto attuale, almeno a mio avviso, riconosceva in quest'opera con una battuta un carattere prevalente. Anticipo subito che non voglio fare la copia di Mila, quindi io cercherò di dire una cosa complementare alla sua. E Mila, per sintetizzarla in una battuta, diceva: ballo in maschera il Tristano italiano, il Tristan italiano. Lo dice più di una volta, lo scrive più di una volta Mila. Questo. E quindi vuol dire che anche a distanza di anni era convinto di ciò che diceva. Un suo grande coetaneo, non musicologo ma grande studioso verdiano, lui era soprattutto uno studioso di Shakespeare, si chiamava Gabriele Baldini, scrive invece contro questa opinione di Mila e dice: certo, un'opera dove l'amore ha la primazia, è l'argomento principale, ma è troppo diverso dal Tristan, che naturalmente ha ragione Baldini, per definirlo così. Adesso non entro nel merito del confronto, ma un dato dobbiamo riconoscerlo, sia a Mila sia a Baldini, che la componente erotica, cioè amorosa, ma amorosa in senso carnale, è proprio, insomma, c'è, cioè, in quest'opera circola fortissima. Dico subito che non sono d'accordo a ridurre questo come il significato del ballo in maschera, anzi, secondo me, è soltanto un significato di contorno. Il vero significato è tutt'altro e non esito a dire quello che io propongo è un significato puramente, profondamente e più di ogni altra opera di Verdi, politico, addirittura ideologico. E spero di perlomeno esprimermelo, proporre questa mia ipotesi. Certo è che per suffragare questa ipotesi dovrò raccontarvi un po' di cosa succedeva nell'Italia del 1856, 57, 58 e 59. Guardate che sono gli anni in cui si fa l'Italia, cioè la seconda guerra d'indipendenza, in cui Carlo Pisacane e tutta la sua spedizione a Sapri viene trucidato. È difficile pensare che Verdi non sentisse queste cose, ma c'è un terzo argomento che riguarda queste due cose, sia la seconda guerra sia la spedizione di Pisacane, con Verdi non c'entrano, ma c'è una terza componente che ancora non vi dico, dove invece Verdi c'entra, e quindi è difficile non tenerne conto. Questo per dire.